appassionati di grande calcio, benvenuti, gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi, non cambiate canale, seguite me e Lelia Dani e non ve ne pentirete. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, è arrivato il momento di passare ai fatti. Si gioca tra Frosinone e Torino. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pier. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire tanta, si prospetta una partita a dir poco notevole. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. In grafica vediamo l'11 titolare del Toro per questo match. Hanno pensato di irrobustire il centrocampo con ben 5 giocatori, sacrificando qualcosina in difesa. Vedremo il lavoro dei quinti, dei due esterni del centrocampo a 5 in questo 3-5-2. Sì, sarà fondamentale il lavoro dei due esterni di centrocampo. Devono essere bravi sia a difendere che ad attaccare. E la partita è proprio in quella zona che si può decidere, sulle fasce. Il Torino ha a disposizione il primo possesso del match. Brutto passaggio questo. Luca Mazzitelli. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Duván Zapata. Duván Zapata. Palla di nuovo in loro possesso. Duván Zapata sta avanzando. Grande apertura. Cross che viene ribattuto. Duván Zapata. Occasione per il Toro sulle fasce laterali. Palla gol questa, 1-0, il gol che apre le marcature. Un gol è sempre un gol, certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Buona circolazione palla. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Primo tempo che si avvia la conclusione con gli ospiti in vantaggio e fin qui stanno facendo veramente una buona prestazione. Il punto
match sostanzialmente prima parte, il Torino merita di essere avanti, ma trovo difficile io pensare che abbiano un esiguo vantaggio fino al 90esimo e altri di gol se vogliono mettere di sicurezza gli avversari. Luca Mazzitelli. Attacca la cazza del pari. Buono l'intervento, ma non è finita. Può far male da lì. Mazzitelli! Partita equilibratissima, parità assoluta. Hanno scelto il momento migliore per trovare il gol del pari, perché mancano davvero pochi istanti all'intervallo e potrebbe essere davvero un'importante iniezione di fiducia. Il tecnico avversario starà schiumando di rabbia. L'arbitro dice che può bastare, si chiudono i primi 45. Comincia la seconda frazione di gara. Riconquista un pallone importante. La gioca profonda. Duván Zapata. Prova a inventare qualcosa. Capisce tutto e ferma l'azione. Occhio a questo calcio d'angolo, sono a caccia del gol del vantaggio. Hanno raggiunto il pari grazie alla rete che stiamo rivedendo. Sceglie la battuta corta. Altro tiro dalla bandierina. Palla toccata corta. Sanabria taglia fuori sul pressing avversario, entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Attacca lungo l'out, ci sono metri, ha spazio per andare. Palla in rete. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Si ricomincia col Torino in svantaggio, vedremo se saranno in grado di effettuare la rimonta. Prova a sfidare la difesa avversaria. Interviene e sventa il pericolo. La squadra di casa fa stesso palla rispetto agli avversari. Mostra che nel calcio non è stesso palla, ma sono le occhi che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol.
bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine, che occasione, Pier! E c'è il gol! E raddoppia la loro situazione di vantaggio! Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. E beh, non ha coperto bene il proprio palo, la palla si è infilata proprio lì. Siamo 3-1, magari non finirà così. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Linetti. Sanabria. Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Pressione qui sul portatore di palla. Arriva il momento del cambio. Luca Mazzitelli. Protegge il pallone con il corpo. Continua il giro palla nella propria metà campo. Visto il risultato favorevole, può essere una buona strategia. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Pollirola. Riconquistano il pallone. Sanabria. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Una vittoria netta, limpida, giunta al termine di una prova di grande qualità, di grande sostanza. Il risultato non è mai stato davvero in discussione e hanno dimostrato poi i fatti di essere la squadra più forte oggi. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.